Ben ritrovati gentili telespettatori per una nuova edizione del telegiornale regionale del Friuli Venezia Giulia ed apriamo con un servizio che arriva da Pordenone, parliamo di Interporto in Consiglio Comunale, la variante per insediare due nuove aziende. Sentiamo. Due nuove grandi aziende industriali e artigianali vogliono entrare all'Interporto di Pordenone portando con sé 300 lavoratori, di cui 100 sarebbero nuove assunzioni e quindi nuove opportunità di lavoro per chi lo sta cercando. Protagonisti dell'operazione, che potrebbe iniziare a concretizzarsi subito dopo l'estate, sono il Comune, lo stesso Interporto e l'Unione degli Industriali di Pordenone, che fin dall'inizio dell'anno hanno avviato un tavolo per rilanciare il centro intermodale non solo con attività di commercio all'ingrosso e logistica, le attività principali dell'Interporto, ma anche la con realtà produttive vere e proprie. Per fare ciò è però necessario apportare una modifica al piano regolatore comunale. La variante verrà illustrata dall'assessore comunale Cristina Mirante in commissione consigliare urbanistica e lavori pubblici convocata in municipio. Dopodiché il documento verrà sottoposto alla discussione e al voto delle forze politiche al Consiglio Comunale di lunedì 12 giugno. Qualora ottenga il via libera, l'insediamento dovrebbe iniziare in tempi rapidi, presumibilmente già in autunno, con la riqualificazione dei capannoni esistenti o la costruzione di nuovi. Oltre alle due richiedenti, la variante permette l'ingresso di eventuali altre aziende e comunque non concede una superficie superiore al 10% di quella complessa dell'Interporto, garantisce la sostenibilità ambientale e la compatibilità con altri insediamenti. Un'operazione di rilancio alla quale stiamo lavorando da tempo e che ora si concretizza con questa variante, ha ribadito il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, una svolta con ricadute occupazionali positive sul territorio. Ammirante ha auspicato che i lavori della bretella sud di collegamento tra Ponte Bana e A28, anch'essa strategica, possano finalmente essere avviati, tenuto conto delle vicende inerenti il fallimento della ditta aggiudicataria che hanno determinato il mancato avvio dei lavori ad aprile 2016. Ad oggi non vi è alcuna notizia certa sui tempi di inizio dei lavori da parte della Regione e dell'assessore regionale alle infrastrutture, ha poi ribadito. Cresce la preoccupazione tra i quasi 200 lavoratori della IMAT, l'azienda di Fontana Fredda appartenente al gruppo Mercegaia, alle prese con una nuova riconversione produttiva che vedrà però scadere i contratti di solidarietà alla fine di luglio. Se entro quella data non ci sarà un piano di rilancio produttivo o se il gruppo non riuscirà a trovare nuovi soci, si concretizzerà lo spettro dei possibili licenziamenti. Nel piano e nella accordo aziendale che era stato siglato due anni fa fra gli esuberi previsti dalla direzione aziendale erano un centinaio. Se tra due mesi la situazione attuale, questo sarebbe emerso durante un incontro di qualche giorno fa tra azienda e sindacato, non subirà una svolta, gli esuberi previsti rischiano di trasformarsi in licenziamenti. La questione, sottolinea Maurizio Marcon, segretario provinciale e regionale della FIOM CGL, è piuttosto pesante e la preoccupazione elevata. L'azienda sta lavorando a un piano industriale, ma soprattutto sta cercando dei partner industriali. E adesso ci spostiamo a Pozzuolo del Friuli, una bambina di 3 anni che vive con la sua famiglia a Pozzuolo del Friuli è caduta da un'altezza di 4 metri e si è ferita gravemente alla testa. Pare che la piccola avesse messo uno sopra l'altro dei giochi e che poi ci sia salita sopra arrampicandosi, per poi perdere l'equilibrio e quindi cadere dall'alto. La bambina è stata soccorsa dal personale medico del 118 giunto sul posto con l'elicottero decollato dalla centrale operativa di Udine. Intubata, la bimba è stata trasportata con la massima urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia della città di Udine. Le sue condizioni sono gravi. La caduta nella mattinata di oggi. Adesso andiamo in Carnia, un'intervista all'assessore Santoro che incontra i sindaci per la messa in sicurezza della statale Carnica. Sentiamo. Oggi un incontro importante qui a Paluzza con tutti i sindaci della vallata percorsa dalla strada statale 52 bis Carnica. Abbiamo fatto il punto sull'incidentalità, cioè su quali sono i dati a disposizione per quanto riguarda i punti critici, ma è emersa evidentemente la necessità
di chiarire a livello di territorio quale possa essere il futuro atteso di questa valle, perché sappiamo che il tema dell'accessibilità è un tema strettamente connesso col progetto di sviluppo di questa vallata. Quindi una grande condivisione è un necessario percorso insieme, proprio perché le soluzioni infrastrutturali non siano fine a se stesse, ma siano come sempre a supporto di un progetto di territorio condiviso con i sindaci, appunto, che sono i portatori di interesse principale riguardo questa comunità. Un auto articolato che da Venezia a Monfalcone viaggiava in direzione Trieste si è incendiato questa mattina intorno alle 9, chiusa l'entrata di Redipuglia con uscita obbligatoria a Villesse. A Villesse inoltre è rimasta chiusa l'entrata nella A34, si sono formate code tra Palmanova e Villesse sempre in direzione di Trieste. Tutto è successo all'altezza dell'Isert, dove il conducente si è accorto del fumo nero che saliva dal camion che trasportava mobili in legno ed elettrodomestici. Un fumo denso che ha fin da subito impedito la visibilità anche ai veicoli che procedevano dalla direzione opposta. Il camionista illeso ha fermato il veicolo, è sceso e ha subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il centro operativo autostradale di Udine e la polizia stradale di Trieste. Il tratto autostradale è stato chiuso per rimuovere il mezzo dalla carreggiata e di spegnere l'incendio che, come detto, ha impedito la visibilità. Adesso andiamo sulla costa, precisamente a Lignano. Tra le novità della nuova stagione estiva è pronta la torre di arrampicata sulla spiaggia. È alta 7 metri ed è gratis per tutti. E alta 7 metri propone percorsi di arrampicata per grandi e bambini ed è una delle tante novità di questa estate lignanese. È la Climbing Wall, la torre di arrampicata la cui costruzione è appena terminata. Impossibile non vederla, sia per l'altezza che per la sua vicinanza alla terrazza a mare, ma soprattutto per la sua collocazione. La parete artificiale d'arrampicata si trova infatti sulla spiaggia per un abbinamento unico mare e monti. Una volta raggiunta la cima è possibile ammirare la località balneare friulana da un punto di vista privilegiato. Tutte le protezioni di sicurezza vengono fornite sul posto e ad assistere il turista c'è la presenza costante di personale qualificato. I più piccoli devono aver compiuto 6 anni, mentre per gli altri minorenni è necessaria l'autorizzazione dei genitori. Per chi si avvicina per la prima volta a questo sport ci sarà la possibilità di incontrare gli istruttori per conoscere le tecniche di base e le regole per la salvaguardia della propria sicurezza, mentre per gli altri sono disponibili lezioni avanzate e gare di arrampicata veloce. Per tentare l'impresa bisogna indossare casco e imbracatura che vengono forniti sul posto, mentre bisogna portarsi da casa scarpe da ginnastica e pantaloncini. La palestra di roccia sarà operativa dalle 10 alle 11 e il pomeriggio dalle 16 alle 18. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione all'info point di Lignano Sabbiadoro Gestioni a Terrazza Mare. La parete sarà operativa dal 15 giugno fino a fine agosto. Sarà un Friuli Venezia Giulia Pride blindato con misure di sicurezza straordinarie, riviste in corso d'opera dopo quanto accaduto a livello internazionale, ricordiamo a Londra l'attentato su London Bridge, e anche a livello nazionale, soprattutto a Piazza San Carlo, a Torino con i 1500 feriti nell'improvvisa calca causata da un falso allarme. Ieri mattina il questore Claudio Cracovia e gli organizzatori dell'iniziativa Arcobaleno si sono ritrovati in Viale Venezia per mettere appunto gli ultimi dettagli sul dispositivo per l'ordine pubblico. I discorsi istituzionali inizialmente previsti sul palco del piazzale Castello saranno pronunciati in Piazza Libertà, questo per permettere di sgranare il gruppone che sfilerà nel pomeriggio e favorire il controllo di chi sceglierà di partecipare alla serata musicale. Sarà ricavata un'area di filtraggio in prossimità degli accessi a Piazzale Castello, presidiata da steward assaldati dal comitato organizzatore. Opereranno sotto il coordinamento della questura e saranno dotati di metal detector. E dopo questa notizia, gentili spettatori, finisce il telegiornale regionale del Friuli Venezia Giulia. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni dei notiziari.